Bene, volevo farvi vedere come collegarsi col Minecraft client e montare, magari un pochino velocemente, tutte le mod. Quindi la prima cosa da farsi è prendervi, prendete l'indirizzo dal Google Drive che vi passo poi sul gruppo e da questo indirizzo vi potete scaricare fondamentalmente un client.zip che contiene questi quattro file. Quindi potete fare scarica e scaricando questi file avete un client.zip. Questo client.zip lo unzippate, lo mettete per esempio qua, vedete questo, sono 8 mega, lo unzippate, tasto destro, estrae tutto, 7 zip, insomma in qualche modo, sotto client e vi trovate sul vostro computer questi quattro file. Bene, ora a questo punto supponiamo di partire da zero Minecraft, quindi per partire da zero ricordatevi che dunque Minecraft ha tutte le sue cose sotto questo punto Minecraft che sta sotto %, updata, %, invio, sotto Windows e qui c'è di solito un direttorio che si chiama punto Minecraft. Se è già stato installato e dentro ci sono tutte le cose, l'installazione, le mod, eccetera. Se gli cambiate nome, lo cancellate e partite da zero. Allora, come si fa a lanciare Minecraft? Possiamo usare il client ufficiale, tanto per fare le cose ben fatte, minecraft.jar, eccolo qua. Ecco, questo qui è il suo. In teoria, adesso qui non funziona tanto, ma lo potete lanciare dal terminale, quindi andate dove avete installato, oppure nel modo classico, quindi diciamo copy full name, e io faccio java-jar, ok. Dunque, non funziona questo. Allora, lo facciamo da capo, quindi andiamo proprio sul sito minecraft.net. Minecraft.net, ci colleghiamo, andiamo in download e abbiamo, scarichiamo il nostro. Vabbè, c'è l'installer, quindi proviamo a usare direttamente l'installer di Minecraft. Quindi facciamo next. Dunque, qua in realtà lui dice che c'è già, ma ce lo installiamo da zero. Finish. Qui dovrebbe esserci Minecraft installata, no? Quindi noi se cerchiamo Minecraft, eccolo qua, Minecraft, questo qui. È il Minecraft ufficiale. Ora vediamo un po' di trappoline che ci offrono, che ci viene offerto da questa versione. Ok, quindi lui in questo caso parte perché è arrivata appunto la versione 1.11.1 in questi giorni e la prima cosa che vedremo è quella di convincerlo a usare la versione 1.11 normale. Ok, la allora, vedete che all'inizio, la prima volta, Minecraft ufficiale ci chiede e noi gli mettiamo il nome, quindi la email. Ok, e facciamo il login. Vedete che siamo entrati con la 1.11.1 probabilmente. Vedete che lui mi ha inserito un profilo. Potete andare al profile date, vedete che c'è un profilo. Oppure anche sul qua, facendo Edit Profile, vedete che il profilo iniziale, Salazar, qui dice di usare la latest version. Ecco, la prima cosa da fare è questo profilo di dirgli di usare la versione 1.11 e qua magari per semplicità la chiamiamo 1.11. Accertatevi che quello che c'è scritto qua e quello che c'è scritto qua coincidano. E quindi si apra, cioè che sia proprio la versione 1.11. Salviamo il profilo e usiamo il profilo 1.11. Quindi facendo così facciamo play. Ecco, conviene fare sempre una partenza del client pulito, giusto per vedere che parte.
e che si costruisce direttamente il direttore.minecraft, che è questo qui. Quindi una volta fatto partire la prima volta, sotto AppData compare un punto Minecraft. Ok, lui abbiamo detto che sta, in questo caso sta scaricandosi di nuovo la versione 1.11, perché prima si era scaricata la 1.11.1. Non appena l'ha scaricato, parte il gioco e lo si vede perché compare la videata bianca, ecco, e vedete che c'è scritto 1.11 e non 1.11.1, e anche qui c'è scritto 1.11, ok? Quindi la prima cosa che... e poi parte tutto, ecco, io tolgo il suono che mi deconcentra, no? Una volta fatto così, installiamo subito il... ecco, a me ogni tanto mi fa tutto questo discorso. Uff. C'è l'opzione, chissà cosa ho premuto per farlo comparire in questo modo. Quindi done, language, chat settings. Ah, questa è la chat. Fov controls non è questa. Si è solo un attimino confusionato. Vabbè, allora usciamo da lui e andiamo a fare l'installazione del client. Quindi, per installare il client, prima cosa dobbiamo installare il forge. Quindi installiamo il Forge 1.11, per farlo partire basta fare doppio clic su questo, vedete che lui compare questa cosa, gli dice di installare il client, la installiamo, lui si scarica da internet il necessario per la... per installare il Forge, ci impiega un attimino. Vedete che ha creato anche un punto log dove segna quello che sta facendo. Ok, e lui ha installato, vedete, l'1.11 e si è portato tutte le cose dietro. Dopodiché installiamo l'installer di Light Loader. Quindi anche qui facciamo doppio clic, parte questo, lo installiamo partendo dall'1.11 Forge. Ok? E gli diciamo... e lui genererà un profilo che si chiamerà Light Loader 1.11 with Forge 1.11. E diciamo ok, e lui ha creato questo profilo. Allora, perché questi due profili sono interessanti? Lo vediamo adesso, perché noi faremo partire di nuovo il nostro Minecraft che abbiamo installato prima. Vedete che lui adesso si ricorda, i profili, vedete, sono diventati questo, quindi c'è il Forge Light Loader with Forge. Quindi se noi mettiamo questo, diciamo play, allora lui fa un pochino di lavori e poi parte con le mod caricate. Ci impiega un attimo a partire, ecco, 1.11, vi ricordate che anche prima, ecco, quando ci sono le mod ci impiega di più perché fa Forge, vuol dire... e questa incudine, no? Quindi lui fa proprio il lavoro di caricare tutte le mod. In realtà adesso non c'è nessuna mod caricata, però tra poco gli mettiamo le mod. Ok. Quando ha finito di fare questa cosa, vedete che compare tutta una serie di informazioni diverse, interessanti. Dice che ci sono alcune mod, e poi vedete questa qui è... Light Loader, che è vuoto, e qua sono le mod invece di Forge, che è vuoto. Quindi adesso usciamo e andiamo, quindi prendiamo
voxel map questo e il world edit questo, facciamo, le copiamo e lo mettiamo sotto Minecraft, quindi sotto punto Minecraft, vedete che c'è mods 1.11 e qua incolla, gli mettiamo voxel map e world edit. Bene, ora rilanciamo il tutto. Minecraft. E lui dovrebbe a questo punto individuare. Quindi ricordiamo che abbiamo quel profilo. Ecco, qui controllate ogni tanto se per caso dovete cambiare, vedete che questo qui usa la versione 1.11, eccetera, e queste sono tutte le altre versioni che ha. Vedete che ne ha tante in realtà. A noi questa qui è quella che abbiamo fatto noi prima. Quindi noi facciamo il play. Quindi a questo punto fa tutto il giro di prima. Ci piega sempre il solito tempo. Ecco, si costruisce le mod. Vedremo fra poco che piega un minutino circa. Dovremmo esserci quasi. Perfetto. Allora, se adesso andate a vedere nelle mod, vedete che qua dovrebbe essere comparsa la CUI, che prima non c'era. Mentre invece cliccando qua, vedete che è comparso Voxel Map. Quindi questo vuol dire che siamo configurati. Dopodiché andiamo in multiplayer, consenti accesso, e qui aggiungiamo un server e qui mettiamo il server edu3d. Server address. Il nostro nuovo server, adesso vedrò se riesco a toglierlo dalla registrazione per evitare di diffonderlo troppo. Comunque, vedete che a questo punto compare. Ah, lui dice che è un vaniglia server. In realtà non è proprio vaniglia. Quindi facciamo doppio clic ed entriamo nel nostro server. E vedete che siamo a posto. Quindi per questo video è tutto.